Termina in parità la sfida del Carrano tra Santa Maria e Manfredonia. Prima del calcio d'inizio, minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del cantiere Esselunga. Si comincia con i giallorossi all'attacco. Nunziante ci prova con il destro in due tempi. Palduano gli nega la gioia del vantaggio. La risposta della formazione pugliese è affidata a un tiro di Calemme completamente sballato, mentre da calcio d'angolo il pallone termina sui piedi di Ventura. Il suo tiro è schiacciato tra le braccia dell'estremo difensore. Ancora Ventura recupera un ottimo pallone, poi Catalano non disegna la giusta traiettoria. Su schema da calcio piazzato, il Manfredoni è pericolosissimo con Ernaiz. Bravo Spina a leggere le sue intenzioni e poi a smanacciare anche sul successivo corner. Prima dell'intervallo, punizione di Catalano. Il numero 10 non trova la giusta precisione. Si va al riposo sullo 0-0. Si fanno sentire i tifosi della formazione cilentana. Nella ripresa, il Manfredonia parte forte sui sviluppi di un calcio d'angolo pericolosissimo con il colpo di testa di Fissore che scheggia la traversa. È sempre su angolo, stavolta è forte a far tremare il pubblico di Fede Campana. Catalano su punizione impegna severamente Paduano, bravo a rifugiarsi in calcio d'angolo. Tedesco va bene al suo dirimpettaio sulla fascia destra, ma poi meno bene la sua conclusione completamente fuori. Il Santa Maria insiste con caparbietà e cattiveria. Nunziante riesce a scappare via i suoi diretti avversari. La conclusione forte centrale, ma il pallone non trova la porta. Carbonaro cerca il gol della domenica, ma anche lui manca di precisione, mentre nei minuti finali ci prova Amabile dalla distanza, senza impensierire però in modo particolare Spina. In pieno recupero, all'ultimo istante proteste dei giallorossi per un intervento sospetto in area di rigore, ma per il direttore di gara, Casali di Crema, non c'è nulla. Arriva dunque il triplice fischio e 0-0 per il Santa Maria, che comincia la cura Esposito con un punto.